paziente che sta ricoverato a Teramo, dalle informazioni che ho, non ha più la febbre, continua ad avere una tosse persistente, quindi è continuamente monitorato, ma non ha, diciamo, condizioni particolarmente preoccupanti o gravi, quindi non è più grave di come è entrato, anzi, semmai credo che abbia avuto anche qualche progresso. È stata la sala Corradino d'Ascanio del Consiglio regionale di Pescara ad ospitare questa mattina la riunione tecnico-operativa convocata dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus alla luce del caso di positività del paziente ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo. Situazione sotto controllo, continuano ad essere monitorati tutti i casi sospetti, oltre che l'unico finora conclamato. Sono stato a Roseto dove ho trovato una città in apprensione, ma comunque tranquilla. Naturalmente è chiaro che bisogna tenere alta la guardia, non bisogna sottovalutare quello che sta accadendo, non dobbiamo nemmeno però sopravvalutarlo e lasciarci prendere da psicosi inopportune e addirittura dannose. All'incontro, che è durato circa un'ora, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, parlamentari abruzzesi, consiglieri regionali, sindaci e i vertici delle quattro ASL e i prefetti. Alle richieste dei sindaci, che ovviamente hanno un maggiore contatto con i territori, hanno corrisposto con molta precisione, con molta puntualità i rappresentanti dell'ASL, del 118, che erano presenti alla riunione, e per quanto riguarda problematiche di altro tipo, quali l'eventuale chiusura delle scuole se dovesse rendersi necessaria, la prefettura è a disposizione e risponde ai quesiti dei sindaci assolutamente. Solo che la città di Roseto ha, diciamo, chiuso le scuole e approfitterà di questa chiusura nel fine settimana per fare la sanificazione delle scuole, ma già da lunedì saranno riaperte. D'altronde si stanno riaprendo in Veneto, dove hanno una situazione decisamente più preoccupante della nostra. Non cambia la situazione perché, secondo i parametri nazionali, la regione Abruzzo non ha un focolaio proprio. Questi casi e anche quelli di cui stiamo attendendo ulteriori conferme e tamponi dallo Spallanzani sono casi di persone singole che sono arrivate da altrove e che altrove hanno preso il contagio. E quindi il nostro compito adesso è quello di verificare con quali persone sono entrate in contatti così stretti da far temere un possibile contagio e quindi consigliare e ordinare una quarantena per alcune persone che hanno avuto questi rapporti, ed è quello che si sta facendo.